Noi abbiamo in diretta Ilaria Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Allora, oggi su Repubblica, pagina 7, c'è una vignetta di LK che dice: Stefano Cucchi, ci sono voluti 10 anni per arrivare alla verità. E all'interno c'è l'altro personaggio che dice: 10 anni è una sorella. E questo è il... È vero. Probabilmente... È un avvocato, aggiungerei. Beh, no, la... Sì, beh, allora questa volta medico legale, un sacco di gente che è stata vicino a noi in tutti questi anni. D'accordissimo, ci metterei anche qualche media allora, se dobbiamo giustamente ricordare un po' tutti. Assolutamente sì. Per tanti vostri colleghi, sì. Sì. Tanti di voi. Sì, no, perché tanti hanno gettato fango, ma insomma, per fortuna tanti invece hanno cercato di capire com'era la situazione, che si è conclusa ieri, ma direi in un di andare modo... alla ricerca della semplicemente della verità. Sì, sì, non ci sono. Guardate, guarda, una cosa che mi ha colpito di ieri è che tanti vostri colleghi erano emozionati quasi quanto voi ed hanno pianto alla fine. Io penso che sia diventata una storia che non è più soltanto nostra, ma è appartiene sì all'intera collettività. No, io sono d'accordissimo, è stata strumentalizzata politicamente in una maniera vomitevole, è una cosa di una vergogna unica. Io ricordo Giovanardi all'inizio quando disse: vabbè, ma qui si tratta di un tossicodipendente, come se lì cominciò proprio il declino di sta Repubblica e con quella cosa assolutamente. Diciamo che il figlio, diciamo che lo sviluppo biologico, il figlio di Giovanardi adesso è Salvini, ecco. No. Sì, assolutamente, io sono d'accordissimo su questo. Vi domando se si può parlare, alla fine si parla di giustizia, Ilaria ha detto che ora Stefano può riposare in pace. È chiaro che si tratta sempre comunque di una perdita, si è arrivata alla verità processuale finalmente dopo 10 anni. Vi domando, parliamo ora della fine di un tunnel, quindi si è arrivata alla luce. Qual è stato il momento... più buio, dove avete pensato forse non ce la facciamo e invece avete trovato quella forza all'interno di questi 10 anni? Sono stati questi, immagino, questi momenti. Lo domando prima a Ilaria e poi all'avvocato Anselmo. Ma io credo che il momento più difficile in assoluto è stato il momento della pronuncia della sentenza di secondo grado del primo processo, quella che assolveva tutti di prove dopo 5 anni di processi. Doveva essere la fine di tutto, paradossalmente invece quello è stato l'inizio di tutti, perché nel frattempo a Roma era arrivato il dottor Pignatone, subito dopo quella sentenza ci sono state le prese di posizione generale e sono arrivate le prime testimonianze, quelle delle motolainà, dei carabinieri Casa Massima e Rosati. Le indagini sono state assegnate al pubblico ministero Mutarò e quella giustizia di cui Stefano era morto ha iniziato a seguire il suo corso come avevo immaginato potesse avvenire 10 anni fa. Invece l'avvocato, tecnicamente, allora, siccome ieri poi su Sky chi arrivava a casa tardi vedeva condannati 2 carabinieri, assolto un carabiniere, assolti i medici, condannati i medici, vogliamo dire proprio la sentenza come è finita per tutti? Ma dunque alla fine il senso della cosa è che i medici sono responsabili della morte di Stefano laddove non gli hanno prestato le dovute cure che probabilmente avrebbero potuto salvarlo. Quelle cure rispetto a una situazione di Stefano molto molto precaria che era stata creata dal pestaggio violentissimo che aveva subito. Quindi c'è una coerenza tra le due pronunce che da un lato ci preoccupava questa contemporaneità, anche perché non dimentichiamo che il processo con i medici era il processo sbagliato, quello sulle perizie di consulenze sbagliate, cioè quelle perizie che noi abbiamo aspramente criticato e che abbiamo dimostrato essere completamente fasulle attraverso anche l'esame e l'ascolto di ausiliari che avevano lavorato per quei periti, cioè quei periti che sostenevano che Stefano era caduto, che tutto sommato poteva essere anche non ricoverato in ospedale, che sostenevano che il catetere era stato messo per comodità, che aveva delle lesioni nei piedi. Ecco, di fatto la realtà poi alla fine ha vinto, la verità ha vinto. La verità ha vinto, però purtroppo è tutt'altro che semplice. Devo dire che noi abbiamo avuto degli apporti formidabili, Casa Massima e Rosati, che sono venuti da noi
rendendosi disponibili a raccontare quello che sapevano e quindi consentendo la via di quelle intercettazioni fondamentali, perché non dimentichiamo che dalle intercettazioni è nata la prova regina della responsabilità degli imputati rispetto a un pestaggio violentissimo che gli stessi si raccontano tra di loro. E poi già c'era stata una importante testimonianza spontanea di un detenuto all'AINA. Alla fine Tedesco ha deciso di dire la verità, anche perché non aveva avuto effettivamente un ruolo attivo nel pestaggio e quindi a quel punto non era più disposto a, io ritengo, a subirne le conseguenze gravi dal punto di vista giuridico. Certo. Io devo dire che il lavoro della Procura di Roma è stato un lavoro formidabile. E alla fine insomma siamo la verità ha trionfato. Non è così scontato in un'aula giudiziaria quando è lo Stato che deve processare se stesso. Non è così scontato. Ah, no, io però ci siamo arrivati. Ero convinto per quel poco che mi compete che non avreste mai vinto, ma proprio mai, avendo assistito anche in altri anni, per carità, processi simili. Avevi ragione. Tu avevi un approccio razionale. Noi, io come avvocato, forse è imperdonabile, avevo un approccio irrazionale. Vabbè, giusto. Non dovrebbe mai essere. Che però mi ha salvato. Sì, certo. Ma adesso guardate, c'è il caso di Arce, per esempio, che è una stessa storia. Diciamo, pressa poco, c'è quella ragazza scomparsa nella Mollicone. Sì. Mollicone, come no? Insomma, perciò. Stavo ricordando tutte le schifezze che si sono dette. Adesso fa così perché la signora vuol fare politica. Adesso far così. Ma io dico, guarda che c'è incredibile, è pieno di scemi in giro. È incredibile, se me le ricordo tutte. Noi facciamo politica. Ma io ti voglio dire una cosa, perché noi facciamo sul campo. Ma perché politica la possono fare solo Salvini, Renzi e compagni? Non ho capito. Noi la facciamo sul campo. Questa è la vera politica. Cioè, la battaglia per il riconoscimento di umani è la battaglia anche per il riconoscimento di un principio che purtroppo troppo spesso viene così bypassato, e cioè che la legge deve essere uguale per tutti e tutti devono essere uguali di fronte alla legge. Non ha un valore politico, secondo voi? Ma come no? Quella politica dovrebbe essere quella, però adesso parlate di politica in Italia e la gente rimane schifata, da una parte anche giustamente, perché non conosce la vera spiegazione, il significato della politica. Vorrà dire che rispetto dei diritti, anche quando i diritti sono di qualcun altro, non è. Vorrà dire che andremo al papete. Magari se andiamo al papete forse riusciamo a essere più ascoltati. Non mi piace quel tipo di spiaggia, io amo più la Sardegna, sinceramente, al di là del papete, insomma. C'era una domanda prima, no, l'importanza proprio della gente, della solidarietà che avete avuto dalla gente per il caso di Stefano. Nel corso degli anni si sono susseguite tante manifestazioni, sempre colme di gente. Assolutamente sì, però vi voglio raccontare una cosa, che nel frattempo, come aveva scritto nel libro, io ho avuto, diciamo, la fortuna, ma anche la sventura di diventare il compagno di Ilaria. Dico la sventura perché quando giro per strada per Roma, ma anche nelle altre città, a me sembra di girare col Papa, nel senso che proprio non si riesce a scambiare una parola, perché tutte le persone normali che la incontrano la fermano, la abbracciano, si commuovono, e a parte gli scherzi, è una cosa veramente molto bella, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi ideologia politica. Cioè, le persone comuni, gli italiani normali, la gente normale al supermercato, in coda all'ufficio postale, all'autogrill in autostrada, è così, ed è veramente bello perché scalda il cuore, perché almeno insomma ci fa pensare che forse qualche cosa di importante lo stiamo facendo. Lei ci ha avuto un coraggio, ragazzi, di mostrare la foto del fratello ai media in quello stato. Ci ha avuto un coraggio non indifferente. Lei, secondo me, meriterebbe addirittura una medaglia al valor civile, perché è una cosa così. Fare una guerra allo Stato, guerra no, ho sbagliato il termine, mettersi contro. È stato così. Il fatto è stato questo, purtroppo.
purtroppo. È stata così. Però diciamo che quella foto non l'avrei mai scattata. Io mi ricordo com'è nata l'idea. No, beh, immagino, certo. Una volta che chiamai Fabio, e erano passate poche ore all'indomani dalla morte di Stefano, l'avevo da poco visto il tavolo dell'obitorio, chiamai l'avvocato di Federico Aldrovandi e lui mi disse occorre far scattare le foto, al che ho pensato, penso strano questi avvocati del nord, devo far scattare le foto al cadavere di mio fratello, adesso farà la fotografia. Voglio dire, io ero una persona completamente diversa, ma certo. non comprendevo i meccanismi. Eppure lui aveva capito che era fondamentale mostrare quell'immagine. Ed effettivamente è stato così, perché poi facevo una conferenza stampa e c'erano molti vostri colleghi davanti a me. Quelle foto non le avevo ancora viste, ma ricordo bene l'espressione dei loro volti quando hanno aperto quel dossier dove dentro c'erano le foto del cadavere di mio fratello. Purtroppo abbiamo bisogno di immagini, di mostrare queste immagini. Non basta più la nostra parola. Non basta l'evidenza. Io continuavo a ripetere, adesso faranno un'autopsia, adesso la giustizia seguirà il suo corso. E sì, diciamo, ha seguito la giustizia il suo corso, ma c'è voluto un sacrificio, no? Tutti noi siamo ancora in grado di avere una giustizia che sappia camminare per loro. Senta, proprio... Sì, no, il tema è... Ma prego, avvocato. Poi magari quando si incontrano magistrati seri... Il tema è che lo Stato non processa volentieri se stesso. È evidente in tutti i paesi questo, in Italia un po' di più, però insomma... Volevo fare una domanda, visto che parlavamo di immagini, e questa è stata una storia raccontata molto per immagini, l'immagine più forte è quella del corpo martoriato di suo fratello, che credo che sia doloroso tutte le volte solamente ricordarlo. Ieri il processo si è chiuso con un'immagine, anche quella simbolo, con un baciamano fatto a lei da un maresciallo dei carabinieri. Può essere quella la foto in parte che riconcilia con la giustizia e anche che chiude questa vicenda, o è solamente una forzatura per... Lascio a voi un commento. E Ilaria soprattutto. No, la forzatura assolutamente no, è una foto, è stato un momento spontaneo e io diciamo lo voglio vivere come questo momento di riappropriazione tra le istituzioni e il cittadino. E, ma quel carabiniere racconta. Questo carabiniere possiamo dirlo. Sì, racconta. Qualche udienza fa, io non esco mai durante le udienze. Io e i miei genitori siamo usciti fuori, poi sono rimasta lì un po' e lui ha avuto questo sfogo con me, dicendomi che era amareggiato, che non ce la faceva neanche lui a stare lì dentro, che non poteva pensare da carabiniere che esistevano dei suoi colleghi così, che poteva essere successo questo, che comunque la gente normale, i cittadini, abbiano in qualche maniera perso fiducia nel loro ruolo. E allora ieri sono andata a lui e gli ho detto... avete vinto anche voi, ed è questo il senso, non è una battaglia solo nostra. Io credo che oltre alla famiglia di Stefano Cucchi, oltre tutti coloro che ci sono stati vicini, qua ne usciamo danneggiati soprattutto le istituzioni e l'arma dei carabinieri. Mi viene in mente che ci sono tantissime, una moltitudine di uomini e donne che indossano una divisa e quotidianamente fanno un lavoro per niente semplice e indossano quella divisa con onore, e loro non devono essere per nessun motivo paragonati ai due carabinieri che ieri sono stati condannati per la morte di mio fratello. Quindi possiamo chiamarla come veramente la foto dell'immagine della riconciliazione reale, serena e genuina. Questo anche piacere. Assolutamente sì. Prego. Perché ha seguito il processo quel carabiniere, era molto partecipe, era ferito da quello che sentiva durante il processo. Ed era un carabiniere normale, che non si riconosceva in quei fatti e che comunque si dispiaceva, diceva ma a noi adesso la gente ci vede in modo diverso, ma non è giusto. Non è giusto che per queste persone tutto questo accada. E io aggiungo, per queste persone, ma anche per altri imputati dei processi di pistaggi che queste persone che addirittura hanno coperto. E questa vicinanza del carabiniere normale, dell'ultima ruota della scala gerarchica, se vogliamo, che comunque solidarizza con Ilaria, per me è stato una momento estremamente emozionante. Ma è stata un'immagine molto, molto,
molto d'impatto, molto, molto anche che ha regalato l'emozione anche emotiva. Oggi comincia una nuova fase della vostra vita, noi ci auguriamo e vi auguriamo di poterla vivere serenamente e gioiosamente, nel ricordo ovviamente di Stefano. Quindi grazie Ilaria Cucchi, grazie all'avvocato Anselmo. Grazie a voi, grazie. Grazie, 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 buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata.